Gennaio è mese di ritorno alla normalità a tavola dopo le abbuffate delle festività natalizie. Per smaltire gli eccessi delle ultime settimane e tornare in forma, è bene aumentare il consumo di frutta e verdura di stagione. Tra la frutta da non dimenticare i kiwi, le mele e gli agrumi. Mentre per quanto riguarda le verdure, le più indicate sono radicchio, cicoria, spinaci, zucche, insalata, finocchi e carote. Il radicchio rosso, in particolare, ha un basso apporto calorico e importanti proprietà depurative. Proprio al radicchio, Coldiretti Campagna Amica ha dedicato il primo show cooking del nuovo anno all'Open Baladén di Cuneo, per scoprirne le curiosità e provare nuove ricette all'insegna del gusto e del benessere a chilometro zero. Questa sera ho scelto di portare il radicchio rosso perché si tratta di un prodotto orticolo che ci accompagna per i mesi invernali, diciamo, più rigidi, più freddi, e rappresenta proprio il simbolo della stagionalità e del chilometro zero. E lo coltiviamo nei nostri terreni, che sono terreni principalmente sabbiosi perché derivati da una pianura alluvionale. Noi ci troviamo vicino al fiume Tanaro e questo fa sì che i nostri terreni si prestino molto bene per l'orticoltura, e qui abbiamo modo di coltivare più tipi di insalate e tanti tipi di radicchio, dal radicchio rosso al radicchio bianco, ovvero il radicchio variegato di Castelfranco, o altre insalate dal sapore amaro ma che sanno dare un gusto e una completezza ai nostri piatti, che sono uniche. Questa sera abbiamo proposto tre ricette con il nostro fantastico radicchio rosso. Allora, un primo, un gnocco di pane, quindi anche una ricetta di riutilizzo di un prodotto che potrebbe essere appunto vecchio come il pane raffermo, unito a del radicchio brasato, cotto in acqua bollente e servito su un brodo di radicchio con dello speck croccante. La seconda preparazione invece lo usiamo a fresco, a crudo, quindi un pesto di radicchio servito con un tagliolino fresco di farina di grano tenero e semola di grano duro rimacinata. Mentre la terza preparazione è una crostata di radicchio, quindi una torta salata in realtà, con la presenza al suo interno di uvetta, di mandorle, di olive taggiasche e di formaggio grattugiato. La nostra azienda, una piccola azienda a conduzione familiare alle porte di Alba, in frazione Mussotto, negli anni ha cercato di diversificarsi sempre di più. Alcuni anni fa coltivavamo solo mele, pere e asparagi, che diciamo è il nostro cavallo di battaglia nella gamma di prodotti che produciamo, e abbiamo sempre più aumentato i prodotti. Ci piace dire che noi non produciamo tutto, ma produciamo un po' di tutto, portando questi prodotti direttamente nel nostro punto vendita aziendale, diventando, ci piace definirci, un orto sulla strada di casa, perché la nostra strada da piccola e sperduta che era negli anni passati, ora è una strada molto utilizzata da chi si dirige ad Alba per lavoro, e uscendo da Alba, tornando a casa, chiunque può fermarsi nella nostra azienda ad acquistare i nostri prodotti e portare a casa un prodotto sempre fresco e di provenienza sicura, per una clientela sempre più attenta e responsabile.